Buongiorno, dottor Lucarsi. Buongiorno, Kevin. Salve, Kevin. Allora, perché è venuto qua? Diciamo che ho dei problemi ad esprimermi con facilità. Riguardo tutto ciò che mi passa per la testa. E perché è un problema? È più che altro perché mi serve per scrivere testi, you know what I'm saying? Ed è molto faticoso mettere tutto me stesso nei testi, vuoi che sia la paura o le insicurezze. Certo, certo. Ascolta, perché non ti usai un po' e me ne parli con te? Ok. Bene, adesso parlami del tuo problema. Va bene. Il problema è questo, è che quando torno a casa e mi siedo scrivo brani ispirandomi ai quesiti che mi chiedo, e da quel che è si sembra io mi dia troppe arie, scrivo varie minchiate o minchiate poco varie, e lo si evince da come lo contestualizzo. Ormai visualizzo un mondo fatto di contest ring, conteste vuote come me la mano non la stringo, conteste cose non le dico e non ti ci costringo. Per alcuni questa cosa la vedono come aggravante, non pensi mai un cazzo ma di cazzata ne spari tante, sembra che sono scarso ma non autocosciente, guarda che le un attimo e non ti rimane niente. Ogni sotto che la ricevo per me è un pregio, non esiste sfregio peggiore di essere un plagio, come quando ogni volta che mi siete ogni cazzo di domanda che mi chiedo la rispondo con un semplice perché tu non mi conosci, tu non sai un cazzo, nemmeno so chi sono e lo sai per perché tu non mi conosci. Sto pezzo faceva schifo, ti prego fammi provare, sembra quasi clandestino il che di poter entrare. Ho cosa un'altra storia, la mia è una roba seria, ti lamenti del tuo boia e cazzo dice sfera. Mi fingo d'essere gangsta ma verità non lo sono, il mio personaggio resta quindi un personaggio a vuoto, se fosse come la maggior parte sarei molto più rispettato, ma anche senza droghe ho la mente di uno sfigato. La strada non l'ho mai vista, non l'ho mai conosciuta, non so cosa significa essere figlio di una prostituta, ma se questo t'assicura ti calma il cervelletto, io non sparo alla gente, non affronta il mio bulletto. Perciò tu che mi ascolti, se mi senti di radio, che se non torna a totti salto in aria dentro lo stadio. Sai benissimo che scherzo, non commettere adulterio, ma quanto cazzo saresti down se mi prendessi sul serio. Perché tu non mi conosci, tu non sai un cazzo, nemmeno so chi sono e lo sai per perché tu non mi conosci, tu non sai un cazzo, nemmeno io so chi sono, tu non mi conosci. Certo, certo. Ascolti, la sua è una questione molto complessa, signor... Oddio, scusi. Com'è detto che si chiamava?